Siracusa, controlli antidroga sul territorio, 2 arresti, beccati in via Abate con 2 paletti di hashish. Proseguono senza sosta le indagini degli investigatori impegnati sul territorio nei servizi finalizzati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Basta guardare i numeri dei controlli della questura disposta dal questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo. Nella giornata di ieri a finire manette una coppia, Umberto Pane di 45 anni e Antonino Frittita di 39 anni, entrambi siracusani, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito dei pusher locali. Da tempo sulle loro tracce gli investigatori hanno deciso di mettere fine alla loro attività di spacciatori. Gli agenti della squadra mobile hanno notato nei pressi di via San Guglielmo Abate una consegna di droga, 2 panetti di hashish tra Frittita e Pane. Prontamente intervenuti, i poliziotti hanno bloccato i due e hanno effettuato una ricognizione delle campagne adiacenti, rinvenendo e sequestrando 7 panetti e 15 ovuli della stessa sostanza stupefacente. Al termine dell'operazione di polizia, Pane è stato condotto in carcere e Frittita posto agli arresti domiciliari. Inoltre, sempre nell'ambito di servizi di controllo del territorio finalizzato al contrasto delle piazze del consumo e dello spaccio di droga, gli agenti della Volanti hanno segnalato all'autorità amministrativa competente un uomo di 31 anni per consumo di hashish.